paesaggio di pietra, valle di Muggio e dintorni. L'uomo costruisce il paesaggio. Il paesaggio è frutto dell'opera dell'uomo che durante i secoli lo ha creato e plasmato per ricavare il suo spazio di vita. I villaggi sono l'espressione più evidente della volontà di occupare stabilmente un luogo. Costruiti in modo compatto e collocati sui terrazzi a mezza costa, i villaggi organizzano il territorio circostante. La memoria viene incisa nel paesaggio che diventa patrimonio di tutti. Il muro, l'ossatura del paesaggio. Sui versanti fortemente scoscesi, l'uomo ha dovuto lavorare con fatica per rendere pianeggiante ciò che non lo è. Qui un imponente muro a secco, ideato per ricavare uno spazio pianeggiante davanti ad una stalla. Per conferirgli stabilità, gli angoli devono essere realizzati con belle pietre accuratamente selezionate. Accostare e sovrapporre le pietre di calcare senza utilizzare alcun legante richiede molta esperienza e abilità. L'aspetto estetico e la solidità del muro riflettono la bravura di chi lo ha costruito. Il muro imprime carattere e forza al paesaggio. Esso diventa un segno duraturo della civiltà che lo ha costruito. I muri a secco costituiscono l'ossatura del paesaggio. Attraverso la costruzione dei muri, l'uomo addomestica i pendii altrimenti inutilizzabili. Solidamente appoggiati alla roccia, imponenti ed efficaci, questi muri sono la manifestazione di una seconda natura nata dalla volontà dell'uomo. Vere opere di bravura da ammirare e apprezzare. Il muro disegna e delimita sentieri e mulattiere, percorsi sinuosi in cui la muratura è fondamentale ancora oggi per evitare il dissesto del territorio con crolli e danni. Ecco un muro lungo 300 metri interamente restaurato. La pietra e l'operosità dell'uomo ridisegnano il paesaggio. Delimitazione di pietra. Particolarmente suggestiva, questa delimitazione, ottenuta con lastre di calcare posate verticalmente, ha una duplice funzione: delimitare il sentiero e marcare un diverso uso del suolo. In questo caso, la pietra delimita e struttura il paesaggio. Facciate di pietra. Nuclei alpestri interamente di pietra edificati per ospitare uomini e animali durante il periodo estivo. Edifici compenetranti, simboli di una vita sociale fatta di prossimità. Costruzioni secolari, esempi notevoli di architettura senza architetti. Maestose facciate di pietra, dai tratti equilibrati e sorprendenti, denotano una completa padronanza della tecnica che, utilizzando la materia prima locale, produce gli spazi necessari per accogliere gli uomini con il loro bestiame. Uomini di pietra. Enigmatici, allineati sui crinali del Monte Generoso,
Gli Umit incuriosiscono. Hanno l'aspetto di piccoli uomini costruiti dai pastori durante la lunga operazione di spietramento dei pascoli. Nella nebbia rassicurano il viandante e indicano la via per la vetta. Fanno la guardia e, come pastori immobili, gli Umit sorvegliano gli animali al pascolo. Pietre accatastate, segni antichissimi che marcano il territorio e la presenza dell'uomo. Vie di pietra. Con l'uso della pietra spaccata, i viottoli in selciato conferiscono armonia al tessuto interno del paese. Le strette scalinate offrono prospettive incantevoli e sfociano nelle piazzette lastricate, creando spazi di pregio e di socialità. Pietra lavorata e posata con cura, anche con lo scopo di creare elementi decorativi che abbelliscono il nucleo del villaggio. Tetti di pietra. Non solo i muri, ma anche i tetti sono in pietra. La copertura dei tetti in lastre di calcare è una tecnica raffinata che richiede particolari capacità e grande esperienza. Purtroppo la tecnica di costruzione dei tetti in piode è in via di estinzione e pochissimi la sanno ancora praticare. Le sottili piode vanno sovrapposte in modo alternato per evitare infiltrazioni. Per questo delicato lavoro si ricorreva a specialisti, artigiani noti per la loro abilità. Torri di pietra. Costruito sui crinali che dominano il territorio, il roccolo serviva per la cattura degli uccelli con le reti. La maestria nella costruzione della muratura è ben evidenziata dalla torre del roccolo. Una torre in pietra che arricchisce il paesaggio con una presenza significativa. La rotondità di pietra. L'edificio simbolo della nostra regione è la Nevera. Caratterizzata dal tetto conico in piode, è facilmente riconoscibile nel paesaggio. Con la sua muratura circolare, la Nevera rappresenta un esempio di grande ingegnosità escogitata dall'uomo per ottenere un ambiente fresco durante il periodo estivo. Caricata con tanta neve in inverno, serviva per conservare il latte prima di trasformarlo in burro. Pietra fumante. L'edificio indispensabile alla civiltà del castagno era la gra, una modesta costruzione in pietra in cui venivano essiccate le castagne. Al piano terra si brucia un vecchio ceppo di castagno che con il fumo e il calore fa seccare lentamente le castagne disposte sul graticcio intermedio. Un edificio testimone, una memoria da non cancellare, anzi da recuperare e da tramandare con i suoi gesti. Pietra e acqua.
La pietra si sposa armoniosamente con l'acqua nei lavatoi e nelle fontane pubbliche. Possiamo ammirare dei veri monumenti architettonici eretti per valorizzare l'acqua scarsa e preziosa nelle nostre regioni carsiche. Un tetto in piode dalle forme morbide sorretto da austere colonne di granito. La fontana settecentesca, poco discosta dal paese di monte, è situata in un luogo affascinante rallegrato dall'acqua di una magica sorgente. In questa cornice umida e verdeggiante, la gente del paese si riforniva di acqua e le donne facevano il bucato. La pietra scolpita raccoglie l'acqua che sgorga da una fenditura della roccia. L'acqua della fontana viene convogliata in una canaletta di pietra e immessa nel lavatoio. Ponti di pietra. I ponti in pietra sono opere ardite costruite nei punti più stretti delle gole del torrente. Il ponte ottocentesco che collega Morbio con Castel San Pietro supera il torrente Breggia con un manufatto imponente. Costituiva un punto nevralgico della prima strada cantonale che collegava le due sponde della bassa valle di Muggio. Sospeso nel vuoto, questo minuscolo ponte supera una strettissima gola incisa dalla Breggia. La struttura ad arco, con le pietre posate verticalmente, si appoggia e preme contro le rocce dei due versanti. Le pietre abilmente posate rendono sicuro il passaggio di uomini e animali nel corso dei secoli. Paesaggio sotterraneo di pietra. Poco oltre il confine, in Italia, le antiche cave sotterranee di Saltrio custodiscono un paesaggio sotterraneo inatteso. Scavate seguendo uno strato inclinato di roccia calcarea che scende in profondità, le cave consentivano l'estrazione di una pietra molto fine e ricercata in tutta l'area lombarda e anche nella nostra regione. Il volume della roccia asportata ha lasciato grandi spazi vuoti quasi fuori misura rispetto alla dimensione umana. Potenti pilastri inclinati sorreggono la volta. Colonne ciclopiche impressionanti disegnano un paesaggio sotterraneo, espressione dell'operosità dell'uomo che cerca nella pietra il materiale per costruire, abbellire, decorare case, monumenti civili e religiosi. Dai resti si possono intuire le fatiche di chi ha lottato contro la natura con strumenti di lavoro spesso rudimentali. Una fatica immane, durata diversi secoli, per ottenere una pietra molto pregiata e apprezzata da scalpellini e scultori. La pietra di Saltrio era molto nota e veniva impiegata per ottenere vasche da bagno, monumenti sepolcrali, elementi decorativi per le case e per abbellire edifici religiosi come la cattedrale di San Lorenzo a Lugano. Le pareti della cava conservano le tracce del lavoro degli scalpellini, una storia incisa sulla pietra, fatta da uomini che hanno sfidato la natura. La memoria rimane con i segni lasciati dagli scalpellini per staccare accuratamente i blocchi.
Ricostruire i muri a secco. Il paesaggio di pietra caratterizza fortemente la nostra regione. Consapevoli di questa importanza, il Museo Etnografico della Valle di Muggio promuove progetti con lo scopo di conservare, ma anche di rendere fruibile spazi altrimenti lasciati all'abbandono. Qui è in atto il recupero dei muri lungo la via storica di importanza nazionale che collega Cabbio con il nucleo di Cet. Viene impiegata la tecnica della muratura a secco, in cui le pietre vengono accostate e sovrapposte senza nessun legante, una tecnica antica rimasta invariata nel tempo. Si controllano costantemente l'allineamento orizzontale e la pendenza del muro. L'alternanza tra pietre di punta con quelle di fascia conferisce stabilità al manufatto. La costruzione di un muro in pietra richiede un certo tempo per la scelta e soprattutto per la posa accurata dei singoli sassi. Un ritmo di lavoro dettato dalla manualità delle singole operazioni. Il recupero di muri a secco non solo mira a conservare la peculiarità del paesaggio, ma contribuisce anche al mantenimento della biodiversità. Un paesaggio di pietra da condividere. Un paesaggio dai tratti armoniosi, la cui uniformità è data dall'uso dei medesimi materiali e dalle medesime tecniche. Un paesaggio che oggi va inteso come un bene comune, che appartiene a tutti i suoi abitanti. Un paesaggio da condividere, consapevoli che si tratta di un patrimonio da tramandare alle generazioni future. Il progetto Interreg Italo-Svizzero Paesaggio Condiviso intende sensibilizzare sul valore e sulla necessità di salvaguardare questo paesaggio unico e equilibrato.